Eh sì, le condizioni meteo non sembrano proprio delle più favorevoli per il nostro viaggio e l'ospitalità della Farline di Porto Sole potrebbero trasformarsi in una pericolosa tentazione, per cui meglio affrettarci a salutare e a mollare gli ormeggi. Sole di Sicilia 1 sono io, Sole di Sicilia 2 è lui. Sole di Sicilia. Sì, tra poche ore i nostri equipaggi lasceranno Porto Sole, dove sono arrivati, come detto, ieri sera e sono stati accolti da noi come marchio Farline. Proseguiranno nell'ultimo tratto di navigazione italiana e fino a portare, come dire, il nostro tricolore. Navigando sui fiumi e arrivando fino a Londra. E sotto le note dell'inno italiano i nostri gommoni lasciano la marina di Porto Sole, navigando per qualche miglia in compagnia delle imbarcazioni Farline su un mare che si presenta subito decisamente formato. Un'occasione per apprezzare ancora meglio le doti delle nostre carene che non temono nemmeno il confronto con imbarcazioni importanti come quelle della Farline e che ci permettono di salutare l'Italia con una marcia trionfale lungo la costa ligure. E mentre percorriamo le ultime miglia di mare italiano, ripensiamo alle diverse difficoltà che abbiamo incontrato sino ad oggi e ci congratuliamo con noi stessi per la brillantezza con il quale le abbiamo superate senza mai perderci d'animo e con un giusto equilibrio tra entusiasmo e saggezza, ingredienti senza il quale non si possono affrontare imprese come questa. La Sicilia è un'isola e gode di un'antica tradizione marinara che spinge molti dei suoi abitanti a confrontarsi con il mare a bordo di una qualsiasi imbarcazione e la nostra spedizione è nata proprio nel segno dell'avventura e della voglia di navigare. Mimmo, Danny, Gaetano, Beppe, Leo, Umberto e Tommaso sono tutti siciliani e molti di loro hanno alle spalle diverse miglia di mare già vissute, ma ogni viaggio ha una sua storia, soprattutto quando il protagonista principale è il mare. Le carene della Scanner si sono dimostrate eccezionali sia su mare formato che su mare calmo, esaltando anche le prestazioni dei quattro motori high-tech da 300 cavalli ciascuno che hanno dimostrato di avere un ottimo spunto quando serviva di opporsi alla forza delle onde e di essere davvero silenziosi quando si navigava ad alti regimi anche per lunghi tratti. Purtroppo però, nonostante i consumi siano sempre stati in linea con le aspettative e in certi casi persino più economici del previsto, il budget messo a disposizione dagli sponsor, peraltro già condizionato in partenza da inaspettate quanto spiacevoli defezioni, si è dimostrato insufficiente. Da qui
la decisione, seppur sofferta, di continuare il viaggio con un solo gommone, lasciando Sole di Sicilia 2 nel porto di Mentone, al confine con l'Italia. In realtà l'idea di fare questo viaggio con due gommoni, anziché uno, era nata principalmente per agevolare proprio le riprese televisive della spedizione, oltre che per un discorso di sicurezza. Da questo momento dunque dovremo continuare a raccontarvi il viaggio senza l'ausilio del secondo gommone, che ci ha permesso sin qua di regalarvi immagini molto suggestive e in certi casi spettacolari. Ma quello che ci aspetta da qui in avanti è un altro viaggio. Un viaggio che tra poco più di 100 miglia ci vedrà navigare sui fiumi della Francia, dove la componente nautica dell'impresa sarebbe passata inevitabilmente in secondo piano, lasciando il ruolo di protagonista al fascino della natura circostante, fatta di borghi medievali e città come Lione e Parigi. Spostano direttamente. Dove ci sono? All'inizio, no? Tommaso, non sono all'inizio, io.